E ormai, ultimamente, non si fa che parlare di malori improvvisi. Ed è successo anche alla vice campionessa olimpica sudcoreana Yi Ji Kim, medaglia d'argento nel tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi, è svenuta improvvisamente durante una conferenza stampa che si è tenuta in Corea del Sud al suo rientro. Il tutto è accaduto presso il poligono di tiro della contea di Imsil, mentre stava parlando della sua gara e del suo passato. Prima del suo discorso era stata premiata con 10 milioni di won. Successivamente si è seduta al tavolo per la conferenza stampa e dopo una decina di minuti ha improvvisamente mostrato sintomi di convulsione ed è collassata. Subito è intervenuta la squadra di Imsil per la rianimazione cardiopolmonare. Fortunatamente Kim si è ripresa in 10 minuti ed è stata successivamente portata in ospedale. Il suo allenatore ha detto che non aveva mai avuto episodi simili e che non ha malattie croniche. Ha detto anche che si stava allenando da metà luglio e che era spossata perché la stanchezza si è fatta sentire anche per la pressione di molti giornalisti. Kim è stata sottoposta a esami del sangue, TAC, raggi X in ospedale, ma non sono state riscontrate anomalie. Ha vinto la medaglia d'argento nel tiro con la pistola ad aria compressa da 10 metri, mentre non è arrivata in finale nella pistola da 25 metri perché non è riuscita a sparare un colpo entro il tempo limite. Le posizioni di tiro di Kim e le sue espressioni facciali nelle competizioni internazionali sono diventate virali sui social, attirando l'attenzione globale. E questo è quanto. Ormai accade tutti i giorni e il rischio qual è? Che diventi normalità e che l'attenzione su questi casi tenda a diminuire. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto lascia un grande like e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale.